politica dei fatti, ma casomai di quella più scandalistica. Per esempio gli americani non misero in giro la voce che in Afghanistan veniva coltivato l'oppio, che era una delle ragioni per cui allora andavano lì per controllare la produzione di oppio, insomma. Per cui allora al bar c'ha gli studi afghani che sembra che sono poveri, invece questi trafficano con l'oppio, cioè non hanno capito niente. Però ecco, noi dobbiamo capire che generalmente la gente ha un tipo di esperienza che è tutta dentro alcuni presupposti che non vengono discussi perché neanche vengono visti. È verissimo che in Italia non si dice cattolico per distinguerlo dal cristiano, si dice cristiano, la religione è quella cattolica. Non è imperialismo e non si ha neanche l'idea che esistano altre cose. Ora, questo punto di vista è quello di chi appunto dà per scontati dei presupposti, che per lui non sono presupposti, non è neanche cosciente, sono la realtà, no? Allora, se tu ragioni in questo modo, cioè dando per scontato l'organizzazione capitalista e la realtà è l'economia, no? È il socialista, per esempio, no, è tanto buono ma è cretino perché vuole cambiare le leggi dell'economia. Chiappa di farfalle. Allora, chi dà per scontato l'esistente, quindi non critica l'evidenza, vedete che il problema della critica dell'evidenza ha sì un rilievo scientifico, cioè, ma ha un rilievo etico-politico fondamentale. Proprio l'atteggiamento della critica all'evidenza è la disponibilità a cambiare il mondo. Insomma, no? Chi invece tutto questo non lo fa, allora che cosa studia quando studia l'economia? Studia come si svolgono i processi economici in un mondo in cui i presupposti sono dati per scontati. Ma come si producono quei presupposti? Non è una domanda che quella persona si può fare perché non vede neanche quelli come presupposti, ma come sfondo naturale. Se io li chiamo presupposti già ho una distanza critica e posso arrivare all'altra domanda, ma possono essere modificati questi presupposti? Come nascono? Aumentano i prezzi, è colpa dell'inflazione. Certo, è colpa dell'inflazione. A me è capitata anche un'esperienza interessante, secondo me, il taxi. Il tassista diceva che Berlusconi si dà tanto da fare per le pensioni, anche aumentate. Io gli chiedo, ma lei conosce 5 persone che hanno avuto la pensione aumentata? Dice, ma questo è vero, perché di solito sono pochissimi per lei. Cioè lui lo sapeva, ma non l'ha messo in relazione. Non ha detto allora un imbroglio, no, sapeva le due cose, ma non collegava. No? Perché ovviamente questo collegare è sempre nella strada di trovare qual è il presupposto, no? Ora un aspetto fondamentale della dialettica è appunto questo scioglimento della cosa nel sistema di relazione per arrivare a capire come è fatto il mondo di cui sto parlando, cioè quali sono i presupposti. Ora, appunto, persone di questo genere non mettono a tema, per loro non è problema il rapporto di capitale, perché questo è lo sfondo naturale dell'economia. E allora possono essere acutissimi nelle analisi, ma con questo limite di fondo. Ed è evidente che quando invece metto a tema il presupposto, io mi avvio a dire il presupposto è modificabile. E allora, se sulla base di quel presupposto io voglio giustificare, sancire delle istituzioni esistenti, e non vengo smentito, perché se il presupposto è modificabile, allora anche quelle istituzioni. Noi abbiamo un esempio chiarissimo. Purtroppo non abbiamo l'abitudine di registrare i discorsi di Berlusconi, però una volta in televisione giustificò la proprietà privata con il fatto che è il risultato del proprio lavoro. No, io lavoro tanto e quindi ho la proprietà. Chi era la giustificazione della proprietà privata?
attorno al 500, 400, no? Ma nel 600 appunto Locke si chiede, già, ma quando io ho il denaro e posso comprare, allora succede che io acquisto per esempio molto più terra di quanto possa lavorare, che giustificazione ha allora quella proprietà? Però lui dice, vabbè, gli uomini sono così cretini da credere che il denaro ha un valore, quindi andiamo avanti. Però appunto, se io metto in questione i presupposti, scopro per esempio che non c'è una fondazione naturale della proprietà privata. Io ho lavorato alla proprietà, non è così. Ma qual è il caso più evidente di fondazione assoluta delle cose? Cioè, di fondazione assoluta intendo dire quella fondazione, giustificazione, santificazione che toglie ogni dubbio. È quella religiosa. Perché il mondo è così? Dio l'ha fatto. Perché l'uomo commette il male? Peccato originale. Quando tu insisti, sono misteri. Che terribile. No? Che è bellissimo, voi guardate, è bellissimo, no? Sono misteri. Ma come doveva spiegare? No, vabbè. Comunque, allora, questo discorso per cui non c'è solamente da analizzare come si svolgono i fenomeni, ma il presupposto di questo svolgersi, è un discorso radicalmente antireligioso. Perché colpisce proprio quel dar per scontato che ha l'espressione ovviamente somma nella giustificazione assoluta, la volontà di Dio, no? Per ridire la cosa nel linguaggio che abbiamo già usato, gli economisti, questo è il senso dell'osservazione di Marx, sanno cogliere la serie di determinati fenomeni e problemi che scaturiscono da un certo contesto di condizioni di possibilità. Ma ciò che non sanno vedere è che quel contesto generale in realtà è anche di storico, non solo perché è prodotto nella storia, ma sia anche perché il suo svolgimento si accompagna contraddittoriamente al formarsi delle condizioni obiettive di un suo possibile superamento. Ora qui ci sono alcune cose importanti. E io qui faccio questa operazione, poi dopo lo dico però anche. Uso per esprimere il concetto di Marx un linguaggio che non è di Marx. Per esempio queste espressioni, condizioni di possibilità. E insistenza sul fatto che le condizioni di possibilità sono tali in quanto definiscono il limite delle possibili modifiche. Quindi quando io dico, insomma, esistono dei presupposti del svolgersi dei fenomeni, io sto dicendo che quei fenomeni avvengono all'interno di un tipo di condizioni di possibilità che, attuandosi, danno luogo a certi possibili fenomeni e non ad altri. Quindi in questo schema quello che diventa fondamentale è proprio il momento del possibile, delle condizioni di possibilità. Questo è il tema centrale di Kant, il tema centrale di Leibniz. Puoi ripetere questa cosa? Quale esattamente? Lo ripeto. Cioè questo passaggio che hai detto, questo rende chiaro perché il passaggio prima non mi sono distratto. No, voglio dire questo. Per esempio, studiando la storia del partito bolscevico dopo la morte di Lenin, no? Noi vediamo che i tre indirizzi fondamentali che emergono sono rappresentati da Bukharin, da Stalin e da Trotsky. Ora è interessante che queste tre possibilità sono tutte contenute nel leninismo. Tutti e tre possono dire Lenin mi dà ragione. Allora ecco, il leninismo è la condizione di possibilità perché emergano singoli fenomeni che sono esattamente questi, non singoli fenomeni.